musica vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo jingle sentiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Buonasera, benvenuti alla terza puntata di Indifferenti. Ce l'abbiamo fatta arrivare alla terza puntata. Sì, dopo allora Jennifer è rimasta bloccata sull'autostrada e non è più venuta. Fabio purtroppo ha avuto i suoi problemi vocali, non è potuto più venire, però i nostri ospiti sono sani e salvi, sono qua interi, integri. Non portiamo sfiga, assicuriamo che indifferenti. No, io dico semplicemente una cosa, in questo momento mi ha appena dato l'assist per dire già da ora il perché di quel campanello che è passato prima della puntata. Prima voglio dire che sono nostri ospiti stasera i Malmo. Ciao. 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 Io cari Malmo vi devo dire una brutta cosa, il perché di quella campanella. Francesca l'anno scorso come parlava, che faceva delle domande un po' strane, un po' ansiogene. Francesca in realtà il suo vero nome è Ansia, non si chiama Francesca. Poiché l'anno scorso perdeva continuamente contro di me le scommesse, che dicevo questo gruppo oggi dice che c'ha l'ansia e lei perdeva continuamente, quest'anno mi ho introdotto questo campanello. Questo campanello, ma momento in cui l'ansia sarà troppo alta, quello suonate. Okay. Quindi ci salva. Già quando prima ha detto allora non è successo niente, in quel momento già dovevate suonare, però voi non lo sapevate. Okay. Quindi il vero motivo di quel campanello. E il rompi ansia. Io lo stavo dimenticando, volevo dire ogni volta che avete ansia dite Francesca. Okay. Però già sarebbe quindi. Vabbè, è meglio il campanello. Campanello è molto più. Lascio a voi le presentazioni individuali. Ok, inizio. Vai Daniele. Io sono Daniele, chitarra e voce del gruppo. Vincenzo De Lucia, piano e chitarra. Marco Normando, basso. E Vincenzo Del Vecchio, batteria. E Glockenspiel. Allora, cominciamo subito. Quando e come sono nati i Malmo? No, beh, non possiamo dire. Penso che oggi vincerò facile. Sì, io lo temo fortemente. Parlo io. Dai, comincia, dai, sì, poi dai, allora, i Malmo nascono relativamente poco tempo fa. Siamo amici da tempo, un po' tutti ci conosciamo da parecchio tempo, però ognuno era impegnato col suo progetto precedente, finché non ci siamo finalmente ritrovati, come diceva Antonello Venditti, ci sono delle storie d'amore che fanno dei giri immensi e poi si ritrovano. Noi ci siamo ritrovati e abbiamo fatto quello che praticamente volevamo fare da una vita, perché nei nostri progetti precedenti non facevamo questo tipo di musica, e quindi ragazzi, cominciamo a suonare quello che ci piace davvero. E quindi siamo qua adesso. Visto che vi conoscete da così tanto tempo, sarete in grado di dirvi a vicenda pregi e difetti. Questa è seduta pregi e difetti. E qui qua sarà scioglimento del gruppo in diretta. Ma io posso dare dire un po' di analisi, non è radio. Cioè questo. Lui per esempio è abbastanza silenzioso, Vincenzo De Lucia. Questo però io difetto, no, però io l'ho appellato questo nomignolo che è sentenza. Cioè le volte che parla è fulminante. Quindi, questo è sempre un pregio e un difetto. Secondo me è un pregio, voglio dire, pure io vorrei stare più zitto nella vita e parlare solo piuttosto che dire tante stronzate. Parli poco, dico, parli bene. Ecco. È rimasto. Ecco, ok. Che è anche il mio classico pregio. Ma è il mio. Io parlo poco e parlo bene. Lui non è così, immagino. No, il contrario. Sì, è l'estroso del gruppo. Però non parlo a bambe. No, sì. Parlo tanto. Lui è anche il disegnatore delle illustrazioni, sì, dei Malmo. Ne parliamo. No. Quindi lui è il silenzioso, sì. Poi c'è l'estroso e voi due. Noi siamo i timidi. Sì, no. Lui è il buono. Io sono troppo. Cioè, è proprio il buono. Non entriamo in cattivo. Sì, no, è vero. Sono il buono. I vostri punti di riferimento musicali. Beh, il fatto è che ognuno di noi effettivamente viene da mondi completamente diversi. Cioè, io e lui arriviamo dal grunge degli anni 90, poi ovviamente ci siamo evoluti un po', ho ascoltato tanto indie, sì, negli anni. Loro penso che c'è, cioè, beh, io ho suonato crossover e metal per un sacco di tempo ed è cioè la mia passione. Anche la musica facciamo. Lui per esempio, ecco perché sembra sentenza. Lui è diplomato, lo posso dire questa cosa, cioè, no, è diplomato al conservatorio in chitarra classica.
e facciamo, gli facciamo solo il pianoforte. Cioè, quindi è una cosa bellissima. Io che non metto tre note uno dietro l'altro, solo la chitarra e lui solo il pianoforte. Quindi ecco, questa è la cosa. È una punizione, cioè. Sì, no. Che in realtà, non parlando, non ha mai detto, ragazzi, fatemi suonare la chitarra. E quindi si è trovato a suonare il pianoforte. Però ribellati. No, mi va bene, mi piace. Sta bene così. Nino. Passo la parola. No, la mia domanda, che ne stavamo prima parlando anche in macchina, in Italia comunque non è un genere, cioè è quello che fate voi, non è un qualcosa che ascoltiamo spesso. Comunque è una scelta abbastanza coraggiosa e io dico anche per i miei gusti musicali ben riuscita. Quindi voglio chiedere perché si è arrivati comunque a questa scelta molto, molto coraggiosa. Parlo sempre io. Sì, Dani, ma tu sei okay. Cantante? Cioè, io, in realtà poi arriviamo tutti quanti da, diciamo, da radici diverse, però il post-rock in qualche modo ci unifica in questa scelta. Effettivamente, come dici tu, parecchi ci dicono che siamo molto di nicchia, molto particolari, molto difficili. In realtà non avevamo tutta questa presunzione di fare musica così difficile, anzi cerchiamo di fare ritornelli, cerchiamo di cantare in italiano, cosa che ci... Probabilmente, ecco, su questo siamo probabilmente gli unici in Italia a fare post-rock in italiano. Che ci viene così. Ci viene così, perché se abbiamo... fondamentalmente... Cioè, non è stata una scelta, sai, di fare le cose, sono le cose difficili, anzi abbiamo cercato di ridurre le cose molto semplici, cioè cantate abbastanza orecchiabili, ritornelli. Ovviamente c'è questa componente strumentale forte di questi intro magari un po' più lunghi rispetto al pop italiano, che chi non è abituato magari si può annoiare un po' ad aspettare crescendo, passa avanti. Purtroppo le cassette ci avrebbero aiutato, perché molto, sì. Col CD fai subito in fretta, passa avanti. Infatti col nastro. Noi ci dicevamo proprio questo, che a differenza magari degli altri gruppi post-rock, il vostro tratto distintivo è proprio il fatto di cantare in italiano, perché magari cantando in inglese poteva essere magari la copia di... Invece cantando in italiano, secondo me... Sì, è comunque un tratto che va a differenziare secondo da... me, è un punto a vostro favore, un punto di vantaggio sicuramente. Sì, 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 concordo. Bene, sono contenta di no. Sei diventato anche tu il silenzioso. Ma volevo usare tu, magari. No, anche tu puoi farlo. Ragazzi, io continuo a ripeterti che tu sei in un prova. Anno e mezzo, guarda, insomma, ce la posso fare. Non ma lei è il titolare. Sì. Tu sei in prova. Però io sono in prova, però quando vengo io è un po' problematica. Le puntate si fanno comunque. È un po' problematica la cosa. Le fan che ascoltano questo programma solo per me. A volte mancano, quindi mentre parliamo di questi fan immaginari, sì. Visto che dall'altra parte magari c'è, cioè, chi si chiedono si cosa domandano. Fanno si pongono la questione. Guarda cosa sto dicendo, ce lo domandiamo anche noi. Facciamo subito ascoltare un pezzo che, aspetta, fermati, sì. Facciamo sì. Scegliere allora. Vabbè. Addirittura scegliamo il pezzo da ascoltare. A me piacciono tutte. Pezzi nostri, sì, grande Giulio Verne che la suoniamo dopo. Noi magari decidiamo questa cosa. La deriva. Torniamo tra poco. Thank you.
Francesca e purtroppo anche con Nino anche questa settimana. Fortunatamente però siamo con i Malmo che sono ancora qui, non se ne sono ancora andati per disperazione. No, ma perché ricordiamo che noi, sì, però Francesca non ricorderà il numero, io invece lo ricordo perché ho il fogliettino qui. Wow. Sempre se riesco a pigliare. Noi abbiamo anche la nostra linea non erotica, ma abbiamo la linea per dove... Adam, non cadiamo su questo argomento, perché l'anno scorso parlavo di una cosa che quest'anno non voglio e non devo riprendere. Una piccola campagna crowdfunding che avevo fatto. Comunque, noi abbiamo un numero di WhatsApp, sì, sul quale potete mandarci un messaggio. Bravo, perché me l'ero completamente dimenticata. Del numero, Francesca, devi farlo un po' come signorina. Sì, no. Devi essere più imposta la voce, impostata, sexy, un po'. Fatti dare da Daniele. Daniele. Abbassa il tono. Abbasso. Okay. 3, 4, 4. No, 5, devi scrivere 4, 9, 6, 9, 5. Sì, è 3, 4, 4. Ma questa è la chat porno. Questa è la chat porno, bro. 6, 9, 5. Ma questa è la ricarica del phone. Sì, ho un passato della Vodafone. 2. Non ci manderanno alcun messaggio perché non avranno capito il numero, ma lo ripetete. No, ripetilo, ripetilo, ripetilo seriamente. 344 27 49 695. Quindi mandateci un messaggio su WhatsApp e firmatevi, perché non ci compare. Sì, anonimo, non sopra, c'è, non siamo. Quindi firmate, diteci chi siete. Perugino. Allora, parliamo un po' di questo EP di Palloni Aerostatici. Lui aveva una domanda da farvi, okay, dal punto di vista grafico. Punto di vista grafico. Allora, io sono rimasto incuriosito dalla scelta comunque di scegliere cinque pezzi. Sulla pagina ho visto, allora, c'è una carpa, una balena, cavalluccio marino, c'era anche una medusa, se non mi sbaglio, e poi, se non dimentico, un'orca. Bravo, preparatissimo. Perché? Dimmi. In realtà ognuno è associato a un pezzo. Ok. Cioè, era divertente perché quando abbiamo pensato a... Io non so se è nato più prima il nome Pallone Aerostatici o le illustrazioni. In realtà è un verso della canzone. Sì, è un verso, cioè comunque è nato insieme questa idea. E poi da allora l'abbiamo sviluppata e l'abbiamo portata avanti. Però era semplicemente il nostro immaginario, il mare... Il nostro immaginario è tosta. Tosta assai. No, perché a me mi ha colpito. E quindi abbiamo provato molto, diciamo, mi ricordavano anche un po' freddo, un po' comunque anche i disegni. Comunque c'è questa contrapposizione tra i pesci, esatto, che diventano palloni aerostatici. Esatto. Sì, quindi il mare visto volare, cioè sì, è un capovolgimento. Comunque questo è anche sì, ma anche dalle canzoni comunque si sente questa, diciamo. Lui è riuscito, ti rubo il momento di ansia, lui è riuscito, perché magari è più bravo a disegnare che assolutamente a spiegare. Lui è riuscito a creare una sorta di filo conduttore tra i testi delle canzoni, l'ambientazione, quindi questi riverberi, questi ambienti molto forti, tutto il panorama Malmo rappresentato nei disegni. Che poi effettivamente adesso, cioè, è una cosa che va di pari passo. Magari all'inizio avevamo la musica e lui è riuscito a metterci disegno accanto. Adesso la cosa ci sta anche un po' sfuggendo di mano, nel senso che stiamo diventando un po' troppo. Però ecco, c'è questa cosa dei disegni e delle sue illustrazioni che sono parte integrante del nostro progetto. Sì, non è il disegno, il progetto grafico del CD, ma è come se fosse una componente dei mal. Vabbè, ce l'abbiamo, vabbè, il fatto che io sia un componente del gruppo è chiaro. Poi lo cosa, paghiamo, perché cerchiamo di produrre le cose insieme, come la musica, come le illustrazioni. Ho un'idea, ne parlo con loro, poi la pensiamo. Ed è bello perché di pari passo alla musica vanno avanti anche questo. No, perché è anche interessante che è una cosa che alcuni gruppi si affidano a studi che producono, grafici, tutto. Invece è una cosa che magari sì, il messaggio è anche più diretto. Immagine del genere, perché viene dall'interno del gruppo. È tuo, certo. Sì, sì, assolutamente. Già sa. Tu non affidi il tuo messaggio. Vabbè, non tutti hanno la fortuna di avere un illustratore. Ci sono alcuni. Ma noi l'abbiamo scelto per questo, giusto? È chiaro. Perché suonava in gruppi che poi non piace. Non lo volevate. Quella ci sta anche un po' sulle palle. Raccontiamo. È tutto. Sì, è così. Dal punto di vista dei testi,
invece mi sono accorta, però magari posso travisare e posso sbagliare, che in alcune occasioni ritorna il tema del perdersi e dell'aggrapparsi poi alle speranze, è giusto? In realtà del perdersi, cioè del perdersi, dell'essersi perso e quindi di un futuro sempre ottimista, nel senso che sono un finto ottimista, cioè quindi in realtà siamo a quali speranze o a quali sogni ma vi aggrappate? Io almeno personalmente alle cose semplicissime, a quelle di, cioè, di coltivare il proprio orticello e ad avere le proprie amicizie, i propri affetti, le soddisfazioni, cioè senza ambire per forza ad avere una vita, cioè perché poi magari, ecco, nelle piccole cose, potrebbe essere una cosa banale, però almeno ci ho trovato la mia dimensione ideale, dopo quando riguarda i testi. Poi fondamentalmente siamo molto simili, anche se voglio dire i due Vincenzo sono, però siamo molto fatti così, voglio dire, proprio come persone, tutti quanti riusciamo a condividere questo questa cosa di non sembrare ciò che non siamo. Questa è la prima cosa, di viverci le cose per come ci capitano. Siamo qua, ci stiamo divertendo come i pazzi, e ecco, questo si parla nei testi, però della speranza nel futuro, che il futuro sarà meglio di oggi. Ma oggi stiamo benissimo, non è che stiamo male, però magari in futuro, magari in passato ci siamo persi un po', però adesso stiamo bene, ed ambire sempre ad avere sempre, sì. Voi siete d'accordo? Assolutamente sì. No. No. No, perché siamo più piccoli, per noi è un po' più complicato. Cioè. Però in realtà l'età, vedi? Siamo giovani, noi siamo giovani, pieni di speranze, sì, però cioè nella speranza cerchiamo anche di ritrovarci, cioè di veramente di capire che stiamo facendo, dove andiamo, un po' così. Sì, le cose di tutti i giorni a noi non ci sono più esperienza. Per quei due anni in più, che due anni che dimostra in più, e quindi, ma in realtà è molto, quantomeno un po' quello che ho capito io nei testi, soltanto raramente quello che dice, che è tutto è un viaggio personale all'interno delle esperienze, e quindi non c'è niente di fattivo in realtà. Quindi è molto tutto sospeso, come la musica, quindi questo ci azzecca. Su quello sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Olio molto azzeccato sulla scelta delle parole, tutte parole molto rilassate, molto gli accenti lunghi, belli. Marco, parla un po', dai. Io stavo per una cosa semplice, invece tu vai sul pelote, vai. Abbiamo chiesto al nostro manager di non parlare. Sì, no, in realtà noi prima di venire a Radio Baiano abbiamo mandato tutta la nostra scheda tecnica e tutto il resto appreso, e c'era le domande sgradite, perché vi chiamate Malmo? La nostra querela è proprio scritta. Perché vi chiamate Malmo? L'età del bassista e del cantante non si poteva rivelare. Sì, già è stato fatto tutto. Siamo distrutti. La querela a nome, cioè contro Francesco. Contro Francesco. Il cognome Colucci. Sì, Colucci. Così poi Malmo, la faccio da solo. Malmo, inizio io, poi vai. È un nome di fantasia. Allora, sì, è un nome di fantasia. Potremmo già chiudere la qui. Sì, è un nome di fantasia. No, il discorso era. Non voglio iniziarlo. Lo chiedo io dopo. Dai, inizio. Allora, in realtà il post rock si associa un po' a questi paesaggi nordici, perché in qualche modo ci affascinano e ci hanno ispirato. Quindi Malmo era questo nostro viaggio verso il nord Europa, verso posti lontani, che però siamo, comunque c'è un filo strettissimo tra i mari del nord e tutte queste zone qua, il nostro Mediterraneo, le nostre terre. Noi siamo della provincia, voglio dire, la provincia italiana, la provincia del sud Italia, che secondo me è molto post rock. Anche Baiano siamo fatti un giro tranquillamente, ritmi lentissimi, si sta bene, ci siamo fatti una chiacchierata con un vecchietto di Vincenzo sì, al casello dell'autostrada. Era quello minuti. Che ci avevamo chiesti questa cosa, ci ha messo col vecchietto. Sì. Poi in realtà il vecchietto, cioè, l'ha preso e l'ha tenuto. L'ha rapito, un'ora e un quarto. È stato bellissimo, abbiamo le foto per documentare questa cosa. E quindi per noi un po' i ritmi lenti, ecco, si torna anche un po' ai testi, delle cose tranquille, sì. E quindi Malmo rappresenta anche questo viaggio che prima o poi faremo. Sì. Ci metteremo in quei furgoni, con l'aereo.
come lei? No, lei non mi no, questo va detto, si può dire in radio questa cosa? No, che smontiamo tutta la cosa dei balloni aerostatici. Voglio... No, no, okay, io questa cosa la dico. Allora, a Pestum, una settimana fa, ed è forse ancora c'è, a Pestum c'era il festival dei balloni aerostatici. Ah, ci sta ancora. Ci sta ancora, noi ci volevamo andare, chiaramente ci dobbiamo fare un giro sulle mongolfiere, noi Malmo, tutto il nostro immaginario. Però... Daniele ha una fobia di qualunque cosa che vola. Non ha mai preso un aereo. E quindi un pallone, cioè una mongolfiera, siamo penso, è una bloccati. Cioè, non è vero. Rispetto a un aereo che comunque un po' di sicurezza te la dà, una mongolfiera devi avere un po' di coraggio, specialmente per lui. E quindi non ci siamo andati, non ci andremo. No, andremo. Voi andate a fare il giro e vi saluto. Ma potete andare voi tre. Ho capito. Ma lo spizzano a vedere lui. La cattiveria. E deridero quando ci andiamo. La sono io per te. Com'è stato andare al May? Lei è molto... fa anche ridere, allora. Poi com'è... vedete cosa provo allora, io? Ti metti a tuo agio e poi pam! Chiudiamo in una cosa di 30 secondi sì, velocissimi. Sì. Cioè, pensare che abbiamo fatto il primo live ad aprile allo SMAB. E dopo sei mesi ritrovarsi finalisti al May, questa è una cosa che ci riempie di orgoglio, di entusiasmo, cioè ci dà qualche feedback positivo a farci andare avanti. L'esperienza è stata bella, il May è un posto con potenzialità enormi, c'è musica, cioè la musica è al centro di tutto, della città, ci sono 10 palchi. La città è fantastica. L'Alfaenza è bellissima, ci hanno accolto benissimo, sì, sì. Abbiamo... ci aspettavamo, diciamo, qualche, come dire, un po' di interesse in più dagli addetti ai lavori. Questa è l'unica cosa forse che non abbiamo riscontrato. Ma non verso di noi, in generale. Cioè, sì. le etichette non c'erano, cioè c'erano, è una fiera, una grande fiera come il Comic Con dei fumetti, quindi sono tutte le etichette lì, però in realtà non c'è una reale... discutere tra gli artisti e le etichette tra loro, è come è tutto un, cioè le etichette sono lì per pubblicizzarsi, per pubblicizzare i loro prodotti. Noi che giustamente invece siamo una band giovane che ora sta nascendo, volevamo anche andare lì per parlare di noi e anche per confrontarci con qualcuno, ai concerti non vanno qualche... sentire i gruppi, cioè questa è una cosa che ci ha lasciato un po' perplessi, cioè le persone che suonano lì sono persone che già hanno un contratto oppure che hanno già un percorso davanti. E questa cosa c'è un po' di però, però vabbè, anche chiaro, cioè, è bellissimo, tanta gente, bellissimo. Bellissimo. Sì, sì, vabbè. Assolutamente. Cioè, io penso che un artista comunque deve vivere anche delle situazioni del genere per capire anche dove come si muovono anche gli altri, insomma, nel senso poi ripeto, la situazione è stata del tutto poche cose negative. Abbiamo conosciuto tanta sì, bella gente. Siamo stati con Giovanni Truppi, sì, con sì, Ro. Ci siamo divertiti, cioè... molto. Sì, 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 specialmente dopo. Sì, la spaghettata. La spaghettata è stata sì, fantastica. E invece fra gli altri momenti che avete vissuto insieme, qual è quello che ricordate con maggior piacere? Fondamentalmente. No, aspetta, però. No, non è che non ci ho mai pensato. Cioè, voglio pensare. No, forse quando abbiamo passato la selezione del gioco Calabria è stato un bel momento. Bel momento, ma perché in generale. Abbiamo capito che andavamo a Faenza, è stato un generale. No, meno. In generale, comunque, non. Veramente, almeno dal mio punto di vista, io vivo bei momenti. Madonna mia, grazie Marco! Questo è il campanello della gioia adesso, non credo in danza. No, sul serio, nel senso che effettivamente, cioè, ogni volta che ci incontriamo ci si diverte. Sì. Primo live anche a mangiare una pizza. Sì, no, a me il primo live è piaciuto un sacco. Il primo live lo SMAP è stato a Basto, è stato molto bello. Ci siamo ritrovati, un aneddoto velocissimo, abbiamo suonato a Basto. Hanno chiamato questa associazione che praticamente si organizzano i concerti che si vogliono ascoltare. Posso andare nei posti, sai, a vedere i concerti, loro vedono i gruppi che gli piacciono e li chiamano. E l'età media era altissima. Appena abbiamo finito il soundcheck, che si è cominciato ad accomodare le persone sulle sedie, sedute. Cioè c'erano la media era 55-60, cioè comunque personalmente qualcuno più grande di noi. E questa cosa all'inizio dove siamo capitati? Cioè magari suoniamo piano, cioè cerchiamo di... E invece è stato fantastico, la gente a bocca aperta, in silenzio. Fantastico. Abbiamo fatto una pausa che dovevano mangiare i dolci.
C'è una cosa che c'era, avevano i dolci. Ragazzi, fermatevi, dobbiamo mangiare. E mentre mangiamo i dolci, abbiamo parlato con tutte queste persone. C'è stato questo scambio, è stato fantastico. Cioè, quello è stato uno dei momenti più belli. Sì, ha fatto anche complimenti per il testo. Sì, un signore 75, cioè un nostro pezzo che non nuovo, non so, si chiama Ergonomia. E il ritornello dice: siamo l'un per l'altro ergonomici. Questo signore mi ha fermato e ha detto: e se n'è andato con il dolce in mano dici che c'è l'ergonomia, un concetto magari scientifico, sai, con il romanticismo. Bravissimo. No, è stato che veramente soddisfazione, bellissimo, perché se cioè alla fine è bello, è bellissimo, cioè se arriva qualcosa, poi lascia stare tu come lo, però arriva. Beh, ecco, tornando al discorso di prima, che ci dicono che siamo dei super nicchie, poi arrivare a un pubblico di persone adulte significa magari nella tua nicchia comunque riesci a proporre qualcosa che di universale. E invece di aneddoti strani, divertenti nei live o dietro le quinte, ritorno a me, è stato fantastico. Vabbè, pure, no? Personale. Io sono andato col treno e sono tornato benissimo. Loro a che ore? Noi ci abbiamo messo 12 ore. Sì, 12. Hanno dormito in macchina. Sì, sì. Abbiamo trovato un incidente a Orte più o meno, che ha bloccato l'Italia in due. Però, 5 ore nel traffico, è stata l'esperienza. Però pure là. Bello. Mi siete divertiti lo stesso. Sì, sì. Fondamentalmente. Siamo bene, siamo veramente molto bene insieme, bello, ci divertiamo. Davvero. Sarà che siamo da poco. Se torniamo fra qualche anno e ne parliamo di nuovo. Se ci odiamo proprio da morire, magari vengo solo io, no? Patrizio non è per lui. No, sicuramente mi cambiano a me. Penso che ho altri 3 mesi. No, dovete tornare tutti e 4. Assolutamente. Io in pace, come oggi. Facciamo una piccola cosa, poi ti spiego dopo il perché. Sì. Quindi facciamo scegliere un pezzo a loro. Sì. Quindi prima hanno scelto La Deriva, adesso cosa? Il Principe di Archimede, certo. Abbiamo Il Principe di Archimede dall'Eppi dei Marmo, Palloni Aerostatici. Noi torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Thank you.
mentre loro ci siamo tornati, li facciamo posizionare con calma. Sì, vuoi fare una domanda? No, io li dobbiamo lasciare senza ansia. Ti vuoi fare domande? Io mi devo posizionare, ma ci parla un po' di qualcosa, una balzella. Voglio ricordare il numero di WhatsApp di nuovo, 344, aspetta faccio la voce, 344 27 49 695. Potete fare i complimenti ai Malmo, potete fare insulti a... Sì, sì, no, le brutte, brutte cose a Nino, a voi i complimenti, gli insulti a Nino. Va bene, non ci sono problemi. In realtà... mamma, fino agli sms ci è arrivato, WhatsApp non lo sa usare per mandarci, che è l'unico che magari ci forza, ma... Ci possono anche contattare su Facebook. No, comunque questa cosa ancora ci manca, cioè nella nostra breve carriera insulti seri, comunque uno li deve prendere pure. Cioè, per esempio, il complimento più bello che avete ricevuto. O una critica che non avete apprezzato. La critica forte, pesante, questo dicevo. Non ci è capitato che qualcuno ci avesse ancora, no, ancora no, però diciamo. Niente, dobbiamo fare di più, insomma. Sì, sì, dobbiamo stare di più. Siete perché ad un gruppo di nostri amici li andiamo a sentire in una piazzetta e noi eravamo il pubblico. Buio hanno fatto. Abbiamo proprio sentito va di mano, così questa enfasi dei vecchietti che volevano il liscio in quel momento. Quindi quello è il problema, c'è questo essere che ascolta la musica, che è il vecchietto che ascolta il liscio e voleva il liscio tra gruppo un po'. Ma c'era anche tanta gente che li credeva il gruppo spalla del DJ. Esatto, c'era anche quello, c'era da dire. Comunque, siete pronti? Se voi siete pronti, siamo pronti. Sì. Aspetta, scala sedia. Noi ci siamo. Dalla cosa ci suonate? Introducete il pezzo. Sì, sono in piedi? Sì. Ok. Allora, suoniamo Jules Verne. Se ci riusciamo ad organizzare un attimo, la facciamo sicuramente. Se non si rompe qualche sedia. Sì, diciamo che ci siamo quasi. Che voi non vedete, ma dovete sapere ma che... Ma vedrete poi... Sì, vedrete poi... Ci siamo. Ma vedono perché c'è la webcam. Ah, ok. Ci stanno guardando. Sì. Salutiamo. Eccola. Chi è? Dove? Ciao. No. Quindi stanno capendo che Vincenzo è ingombrato. Ci siamo. Sì. Vai tu. Tempo, no giorni, radiosi e innocenti.
albe splendenti di accesi tramonti ti piacerà. Tornando al discorso di prima, io in Islanda non ci sono stato, però il nord Europa un po' l'ho girato e non volo.
quindi immagina un attimo cosa. Io ho paura degli aerei. Io conosco tutti gli orari dei treni, dei battelli, dei in Islanda tu ci vuoi venire. In Islanda andrò a Copenaghen, prenderò un traghetto per l'isola Faroer, dopodiché un altro cioè, già sono già sei organizzato. Sono informato. Già sei organizzato. Sì. L'ultima parte a nuoto. Tra l'iceberg, qualche pinguino che la tua persona. Sì. Prima di mandare un altro pezzo per farli sì. vivere, per liberare smontare un po' di spazio, cosa ne pensate del panorama musicale campano attuale? Marco? Allora, il discorso è particolare, cioè praticamente ci sono tanta gente che suona e anche buoni livelli, diciamo, cioè sono molto molto bravi. Io sono molto appassionato di alcuni gruppi, di amici che seguo da anni, e il problema è che purtroppo non si gira tanto, è difficile, i locali ci sono, però magari organizzano male la programmazione. Chiaramente, ripeto, sono vari fattori che poi creano tutta questa situazione. Io ho sempre sognato un bel movimento dove tutti i gruppi si aiutano l'uno con l'altro, ma è un sogno che ormai sì. Però diciamo che ci sono tanti belle realtà al sud, e purtroppo il sud non aiuta tanto i ragazzi. Ultimamente ci sono capitati anche dei gruppi di suonare insieme a dei gruppi di Milano, e che hanno molte più possibilità. Chiaramente non ci piangiamo addosso, anzi diciamo che va bene così. L'importante è suonare, poi tutto il resto viene dopo. Però perché se secondo voi è così difficile emergere al di fuori dell'ambito regionale? In realtà probabilmente è più semplice uscire dall'ambito regionale. Cioè il problema campano secondo me sta più nelle strutture, cioè nei locali, a parte pochi luoghi in cui si fa musica dal vivo. Diventa difficile per noi riuscire a fare un concerto tutto nostro, e invece magari fuori dalla campagna si riesce un po' di più a suonare la propria musica, ma anche non solo con queste strutture, anche la gente che è pronta ad andare ad ascoltare un gruppo che non ha mai sentito. Quindi non siete d'accordo con quel famoso articolo in cui si diceva che gli artisti campani non riescono mai ad emergere? Ma il discorso era diverso, perché era incentrato su un tipo di, nel senso che in campagna si sviluppa magari un circuito talmente radicato che poi è difficile magari uscirne oppure non essere etichettati in quanto tali. Quindi se non mi sbaglio il discorso del che dal 99 fosse in poi sì. 24 non era successo più niente. La questione è proprio che, come dice Marco, non c'è quel, ne parlavamo pure l'altra volta in macchina, che 12 ore soltanto, parlavamo del fatto che sentivamo il bisogno di avere un fermento, un movimento di persone che si interessano sia di musica, di arte, immagine, sul quale confrontarsi, però non... influenzarsi in senso positivo, nel senso un confronto che ti porta a qualcosa in più, non influenzarsi in senso di amalgama e omologarsi. Questo è quanto. Magari fare musica a Napoli oppure in Campania vuol dire fare qualcosa che resti lì, che sia talmente radicato, che porti il messaggio talmente pregnante della terra, che poi di questa terra che poi magari non riesce a portarlo fuori. Qua. Ci sono dei movimenti che comunque sono usciti, cioè il movimento rap hip hop è forte, all'epoca c'era il post, cioè qualcosa, però effettivamente, questa è una cosa che dice Vincenzo, in Campania siamo autoctoni, ci facciamo la musica per noi stessi, cioè quello che ci piace sentire ce lo facciamo e ce lo teniamo per noi. È difficile, ecco, ci sono tante realtà, come dice Marco, veramente di gruppi bravissimi che abbiamo incontrato in giro, che magari incontri fuori, non vedi dalle nostre parti, non... Il problema è effettivamente che poi si viene etichettati, se si faceva i posseri napoletano, se si fa quel rap hip hop, cioè ci sono tanti, Clementino, c'è Rocco Anti, ci sono delle cose esportate in Italia. Quindi quali sono secondo voi i principali limiti che la musica incontra in Campania, a parte le strutture? Vabbè, a parte il fatto, non so se esistono etichette veramente serie in Campania.
questa è una cosa già che abbiamo appurato adesso, che siamo in cerca di un'etichetta, chiunque sia interessato adesso. Già questa è una cosa veramente che... Ce ne sono poche che diciamo lo fanno, poche buone diciamo di gente che segue... Sì, ma lo fa svenandosi, nel senso veramente persone che ci mettono il cuore e lo fanno veramente per passione. Oppure c'è il solito, possiamo dirlo, l'imbroglioncello della situazione, che pensa più al guadagno subito e non pensa al gruppo che potrebbe portargli magari qualche cosa in più a casa. Però vabbè, queste ce ne sono, ci sono tante storie. Però... Ma i canali secondo me delle case discografiche campane sono la Campania. Sì, questo, cioè, pochi mirano ad uscirne. A uscire dalla Campania, sì. Cioè a essere sull'Italia oppure all'estero, cioè proprio. Non ci stiamo parlando proprio di un fatto. A parte gli Almanegretti, all'estero non è uscito mai nessuno. È strano, però è fantascienza. Pensare che in realtà magari un'etichetta va ascoltare anche musica fuori dall'Italia, che voglio dire, con i mezzi che ci sono adesso non è una cosa così tanto complessa. Però cioè, arrivano, sembra utopia. Da fuori arrivano cose qua. E noi ce le vediamo passivamente, noi il nostro ce lo teniamo tra noi. Cioè non so, prima veramente mentre pensavo Tony Tam. Sì. Cioè Tony Tam, no? E per noi campani è come Madonna, cioè tutti lo conoscono, tutti sì. Ma cioè, non si sa, cioè mica sì. Tutti lo sanno. Non ha mai superato il Gagliaro. No. E per me se lo merita, capisci che intendo? Sì, cioè, semplicemente. Beh, però è un fantastico. Però è Tony Tam è una cosa bellissima che abbiamo letto. Solo lui ce lo cioè, era cosa, un mito nostro. La cosa bella che abbiamo letto di Giovanni Truppi tra i suoi idoli. Marziano, Gianluca Marziano, non so se lo conoscete, quello di Salerno che faceva le situazioni, un videoblogger degli anni 90 probabilmente, un pioniere che però faceva queste anche delle canzoni, magari anche blasfeme, volgari, però divertentissimo. E Giovanni Truppi dice che è uno dei suoi. Però Marziano, magari da Salerno non è arrivato nemmeno a Baiano. Quindi, cioè non c'è proprio. Non c'è. Invece la reazione del pubblico com'è? Nei vostri confronti ovviamente. Ci vogliono bene, sì, è vero, ci vogliono bene. Sì. Poi dal vivo abbiamo Vincenzo che veramente la sua vena crossover la tira fuori tutta, quindi se partiamo molto timidi, comunque come cioè, è il nostro genere, e poi a un certo punto magari arriva uno schiaffo, rimangono un po' stupiti da questa cosa. No, il pubblico è bello, pochi e buoni, sì, abbiamo sempre poche persone che si appassionano davvero. Sì. Cioè, è meglio così. Che anche se ci devono dire una cosa sul test, si vede che sono attenti, ci hanno ascoltato bene, poi magari ritornano, ci scrivono. Pochi, però ci sono. Non è proprio un fatto generale. Anche internazionali. Speriamoci sta cosa, ragazzi. Recensione all'estero. La prima recensione è stata in inglese, su Sputnik Music, bellissimo. Un ragazzo che si è innamorato di noi. Ecco, quello è stato. Posso dire il complimento? Quello probabilmente. Sì, lo posso raccontare. Lui a un certo punto della recensione. A un certo punto della recensione dice: i Malmö non usano strumenti non tanto convenzionali, cioè chitarre, al massimo il glockenspiel, usano strumenti molto classici. Non hanno pretese di fare arrangiamenti chissà quanto particolari. Anche perché non li sappiamo fare, ecco. Diciamolo. Cambi di sai, cambi di note particolari. Però dice, è quello che io avrei sempre voluto ascoltare nel post rock. E questa c'era cioè, stata la cosa, perché noi sappiamo, non è che abbiamo la pretesa di fare. Quindi dice, quello che volevamo fare l'abbiamo fatto e questa persona ci è arrivato proprio come volevamo. Ci ha detto questa cosa bellissima. Questo è il complimento proprio. Hai visto che l'abbiamo trovato? Ci ho pensato. L'abbiamo trovato. Dobbiamo segnare questo. Ci vuole tempo. Pensare. Io volevo chiedere una cosa prima che facciamo un'altra pausa. Ma il livello d'ansia com'è? Zero, il campanello non suona. Abbiamo anche suonato. Io ho detto adesso non più. Però è chiaro che prima stavamo in ansia totale. Ma dipende la domanda che fa. Era maggiore l'ansia o... c'ha più ansia prima, quindi ho vinto io. Ma andiamo. Però è stata brava Francesca a togliere l'ansia, quindi hai perso. Cioè lei che porta... Io penso che quando a casa cancellerò le canzoni dal mio telefono. E poi ci ha detto che se è... Come ha detto prima? Che se è smarrita un attimo, tu non ce l'hai detto. Smarrita positivamente. No, abbiamo perso un fan. Io avevo mandato le mail per ricevere l'album. Ma vabbè, no, non fa niente. Scegliete la canzone. O la sbaglia, mette Tony Tam.
Che canzone vogliamo sentire adesso? Io guarda, sono quasi finito. Noi l'abbiamo sentito, diciamo, mancano a chi è lontano. A chi è lontano. Ascoltiamo a chi è lontano e torniamo fra poco. Io non l'ascolto. Thank you.
Francesca, vai, fallo! Fallo! Hai ammesso la sconfitta. Ce l'ho fatta, quindi niente. Siamo in diretta, per l'ultima parte di Francesca, c'è Francesca, Marco. Sì. Hai altre domande da fare su quella ragazza? Allora, le mie domande sono ma non sono domande di oggi, cioè, dove possiamo seguire i Malmo, come possiamo ascoltare i loro brani e dove, se c'è anche una cosa che non ho chiesto ma mi sono ricordato ora, se di qualche canzone c'è un video. Certo, sì, ce ne sono ben due, però un video montato, uno è montato da Marco, Marco l'ha Allora praticamente è un cortometraggio di un illustratore inglese de, se non erro degli anni 60, no, forse prima. Bene. Comunque praticamente avevo trovato questo video che si sposava benissimo con l'immaginario Malmo, diciamo, malmesco, va bene? Malmesco. No. E niente, praticamente la canzone girava, la deriva in questo caso, e vedevo il video, ma proprio distrattamente, partiva la canzone e stavo vedendo questo video, che poi era anche quello musicato, però c'erano delle violini, cose, insomma, molto molto minimal. E dicevo, cacchio, però ci sta bene la musica a quest'ora. E ho fatto dei piccoli tagli, giusto, ma proprio due o tre, veramente, perché la canzone durava anche abbastanza, cioè il video durava tanto, 10 minuti più o meno, e quindi era calzato a pennello praticamente. Ed è stato il nostro primo video fatto per l'esigenza di farci, insomma, di dire esistiamo. Questo iniziamo, diciamo, a far sentire un po', a diffondere un po' agli amici, e poi insomma. Ed è bello, sì, guardatelo, è della deriva. E poi c'è il live del primo concerto, che è il Principe di Archimede, che il nostro carissimo amico, bravissimo Alfredo Buonanno, che salutiamo con molto affetto. Ciao Alfredo. È venuto lo SMAB, ha fatto questo report e ha montato il video. E noi eravamo emozionatissimi, sì, vero? Ho rischiato l'infarto. Mai ho avuto tante cose. Ah, visto che abbiamo parlato di viaggi, di Jules Verne, se voi aveste a disposizione una macchina del tempo, in che periodo vi piacerebbe andare? Questa è la domanda di Miss Italia. Sì. Io nel 1000. L'avete sentito la domanda? Vorrei stare. Non dite il 42. No, io nel 42. Ammetto, questa domanda è stata una mia idea, l'ho detto io. Di fatto, ti ricordi? Ma... Sì. Quindi è una stronzata. Tra però... 15 e 18 più o meno. Sì, vabbè, <la figlia. ride> lui è ancora più male. No, non saprei. No. Ma è belle poco, quelle cose che sì, ah, subito dopo sì. Sì. No, però aspetta, sei renato, quindi no, dovevi nascere più o meno fino a 800. Sì. Più o meno avere i tuoi 25 anni del 23. Fantastico, bello, sulle navi, cose 42 per le case chiuse. E io, essendo donna, tanto non andavo in guerra. Voglio dire, allora, dove vi porteranno i vostri palloni aerostatici prossimamente? Per il momento abbiamo una data il 19 novembre. Non vorrei sbagliarmi, a Caserta, certo, sì. Che è una bella rassegna. Giovedì, mi sembra che sia. Già stasera cominciano, quindi salutiamo Davide che ha organizzato. Sì, ecco, Davide mi ha detto di salutarti molto affettuosamente. Loro abbiamo fatto questa collaborazione, a novembre ci manderanno questi 3-4 gruppi da intervistare, quindi facciamo questa fusione emergenze indie indifferenti. Salutiamo Davide. E quindi il 19, mi sembra che giovedì, comunque il giovedì intorno a quei giorni là saremo noi ospiti dei ragazzi. Progetti futuri? Milioni. Milioni. Questa domanda è Miss Italia, un bambino. La facendo. No, ora siamo proprio in una fase. Abbiamo fatto l'estate. Abbiamo pensato al May perché era il nostro primo obiettivo tornati dalle nostre vacanze. E ora, davvero da oggi, veramente da oggi che siamo qui, abbiamo ricominciato. Infatti, è cambiata anche l'illustrazione che è sul nostro profilo Facebook. Si riparte.
è come comincia se la stagione. Da ora comincia la stagione nostra. Da quindi oggi. Per tutti quelli che vogliono seguire Malmo c'è la pagina Facebook. C'è la pagina Facebook. C'è la pagina YouTube con i video illustrati. C'è Bandcamp. Sì. C'è SoundCloud. Abbiamo un profilo Twitter. Abbiamo un profilo Instagram. Ma nessuno di voi. E tra un poco avremo anche un sito. Sì. Tra poco un sito. Sì. Malmo quindi Band, è impossibile non accorgersi di voi. È praticamente. Anche perché se cerchi su Google Malmo esce la città, sì, quindi si fa qualcosa in più. Fate anche voi a sbarrirvi positivamente. Sì, andate a Malmo. Non su Google, Malmo, però. Cioè, no, ascoltando i Malmo. No. Mettete Band su Google Map, non ci siamo. Possiamo fare la sciolina? Stiamo finendo? Sì. Ai ragazzi che sono stati così gentili. Che io farei una Noi ringraziamo voi per il campanellino così. L'abbiamo usato mezza volta. Non è. State mendendo. Ecco. State mendendo. È divertente da suonare. L'hanno utilizzato perché era divertente. Sì, vabbè, adesso perché vogliono, vabbè. Non fa niente. Quindi abbiamo finito. Abbiamo finito? Ringraziamo i Malmo per essere stati con noi. Adesso rimandiamo tutto il disco di nuovo da capo. Però le loro canzoni gireranno nella nostra playlist, quindi che va in onda 24 ore su 24. Devo dire che la puntata di oggi andrà in onda in replica domani alle 11, però potrete ascoltarla su YouTube quando e come volete, da oggi fino ai prossimi 10 anni, perché sta su YouTube, sul nostro canale, nessuno la muove da là. Il video del live dei ragazzi. Domani mattina. Sicuro, no? Perché lui dice domani, poi passa una settimana. Non è per niente vero. Dai, ti chiamiamo stanotte. Non è per niente vero. Quando vado a casa stasera non esco per fare il video. Bravo, questo no, è lo spirito giusto. Anche perché devi mantenere comunque il lavoro, altrimenti ti licenzio. Sì, dopo non esageriamo. Arriva il giorno che io licenzierò te. Quindi. Domani. Noi ringraziamo ancora i Malmo per essere grazie stati a voi, qui. Grazie per averci ospitati. Grazie. Noi ci vediamo giovedì prossimo, una bellissima arpa entrerà in questo box, perché saremo con i Gatos Domar. Noi a breve entrerà qualsiasi cosa qua dentro, quindi sto iniziando a preoccuparmi. Manca solo il digerito, poi siamo a posto. No. Quindi, come ci vogliamo salutare, Francesca? Con l'ultima canzone che ci è rimasta, che è Polaroid, giusto? Sì, guardo te. Sì, per... sì, sì, sì. Ascoltate l'EP Palloni Aerostatici dei Malmo. Ci vediamo giovedì e voi tornate a trovarci. Sicuramente. Ci vediamo l'anno prossimo, promesso. Sì, col disco, okay, magari. Giurisdizione sì, l'anno, pure prima. Cioè, anche prima, potete anche tornare domani. Ma noi se siamo sempre qui. Ci oppure trasferiamo. Rimanere qui. Ti lasciamo Vincenzo un paio di giorni e ce lo possiamo riprendere. Benissimo. Qua però. Così, proprio sui scombagno. Bellissimo, puoi rimanere. Va bene. Ci vediamo. La chiameremo Radio Malmo se fanno un bagno. Bellissimo. Io cambio l'insegna qua fuori subito. In realtà siamo quattro idraulici, quindi siamo a posto, ragazzi, abbiamo il lavoro. Dopo Radio Malmo ci diamo appuntamento a giovedì prossimo. Ciao. 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 Che ricorderò se
vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo jingle sound.